Io sono Daniele Crepaldi e sono fondatore e brand manager di Dolly Noir. Darsi da fare, nano presta, sgomito nella ressa, con i soldi in testa, levarsi da qui, una vita diversa, riesce a immaginarla, sì. La mente gareggia, lotta per prevalere, brucia calpesta e se ti va male infesta le galere, ed è questa la mentalità che mi tiene vivo, la stessa per cui mi deprimo, ed ora sono un bivio. Ma allora, come è iniziato tutto? È iniziato sicuramente dall'amicizia, è iniziato da quattro amici che si conoscevano veramente dai tempi dell'asilo. Un pomeriggio a 15 anni si sono trovati nella stessa panchina di sempre del parco e hanno detto: ma perché non fare una maglietta che possa rappresentare noi e tutti i nostri amici e conoscenti? E da lì incredibilmente è nato il sogno, come se fosse la prima traccia incisa da un artista. È nata questa maglietta che abbiamo venduto ai nostri amici conoscenti e quello che abbiamo guadagnato abbiamo deciso di reinvestirlo nel fare la seconda maglia, poi la terza maglia e così via, cercando di dal punto zero, cercando soprattutto di essere contenti noi e sentirci in qualche modo gratificati. Nel tempo abbiamo portato avanti questa passione che poi incredibilmente si è concretizzata nel 2013, a luglio 2013, quando, finiti gli studi universitari e già indirizzati un po' più verso il mondo classico del lavoro, abbiamo avuto l'enorme opportunità di inseguire il nostro sogno. C'è stato un business angels che con un piccolo investimento ci ha dato quel là in più per credere in noi stessi, per credere nel nostro sogno, e così abbiamo stracciato i contratti, rinunciato al lavoro canonico e abbiamo detto: proviamo a metterci sotto e lavorare il 200% del nostro tempo in questo, in Dolly Noir, e nel costruire un marchio di successo. Avevamo frequentato un corso per startup di Banca Intesa che per tre mesi ci ha portato tutti i weekend a seguire degli insegnamenti da degli ipotetici mentor e da degli imprenditori. La finalità di questo corso era di presentare la nostra idea di business a degli investitori. Ci siamo fatti questi tre mesi, belli pesanti, rinunciando a tanti svaghi nel weekend, abbiamo presentato la nostra idea a questi investitori che però ci hanno detto: ragazzi, voi bravi, bel team, ma fate magliette. Sinceramente non è nulla di innovativo, quella lì è la porta, complimenti, ma non siete adatti per noi. Come in tanti aspetti della nostra vita imprenditoriale potevamo sicuramente abbatterci, fortunatamente abbiamo detto: proviamo l'ultima. Io davo ripetizioni al figlio di questa persona che mi conosceva ormai da tanti anni, mi conosceva molto bene. Ho detto ai miei amici, che poi sono diventati soci, gli ho detto: beh, proviamo a parlarne a lui, alla fine crede in quello che faccio per suo figlio, perché non dovrebbe credere magari in un nostro progetto imprenditoriale. Incredibilmente così ha fatto, secondo me ha creduto più nelle persone, ha creduto più nella nostra intraprendenza e voglia di fare, perché alla fine sei anni fa facevamo qualcosa secondo me abbastanza inguardabile, però in qualche modo gli abbiamo fatto accendere quella scintilla che poi ha permesso di fare questo micro investimento, perché è stato micro ma fatturavamo zero e quindi per lui è stato sicuramente un grosso rischio. Nella sfida che mi avvolge, dura come roccia sotto le mani, ringrazio qualunque Dio ci sia per la mia anima invincibile. Dalla sofferenza delle mie cadute non mi sono mai tirato indietro, né ho gridato. Sotto i colpi avversi della sorte il mio capo non si china. Eppure la fatica mi trova e mi troverà senza paura. Oltre questo luogo di sudore incombe solo la vittoria. Non importa quanto sia stretta la porta, quanto impetuosa la via. Io sono il padrone del mio destino. Io sono il capitano della mia anima.
costruire un'azienda di successo è qualcosa di sicuramente molto complicato. Sicuramente bisogna avere tantissima attenzione a dove vengono investiti i tuoi soldi per capire come da quegli investimenti ottenere il massimo dei ricavi. Banalmente, nel senso, ci troviamo in questo momento nel nostro negozio ed è stato un grossissimo investimento, ma allo stesso tempo un negozio così importante in una via di Milano così iconica per l'urban e lo streetwear ti permette poi di avere degli ottimi risultati anche dal punto di vista economico. Dal punto di vista di scalare, noi secondo me siamo cresciuti tanto, ovviamente per diventare poi globali qualsiasi storia imprenditoriale, sono un appassionato di biografie, mi insegna che poi ovviamente ci vogliono degli investimenti importanti dietro, quindi noi abbiamo fatto un ottimo percorso in Italia, è logico che se voglio conquistare l'Europa e il mondo per forza avrò bisogno di ulteriori investimenti da parti esterne. Difficilmente uno ce la può fare da solo, almeno nell'ambito secondo me aziendale vero e proprio, ha bisogno di qualche partner che man mano magari ti dà fiducia, però te la devi guadagnare. Noi ce la siamo guadagnati 5 anni fa quando facevamo zero, magari ce la guadagneremo tra 2 anni per esplodere in tutta Europa, non lo so. Quand j'étais jeune, je me sentais comme tout le monde. Pourtant, quand je me promenais dans la rue, tout le monde me regardait bizarrement. Pour ma famille, c'était assez difficile. Ça les énervait. Un jour, ma sœur s'est même disputée avec un homme parce qu'il se moquait de moi. Il y a 10 ans, je me promenais dans les rues de Paris et un photographe m'a remarqué. Et depuis, je suis mannequin professionnel. Maintenant, quand les gens me regardent, ils me regardent différemment. Ils se moquent plus de moi. Ils essayent plutôt de se rappeler s'ils m'ont déjà vu à la télévision ou dans les magazines. Aujourd'hui, quand ma sœur me voit à la télé, elle est plutôt fière. Elle dit à tout le monde, regardez, c'est mon frère. Quand ils vous regardent, se moquent de vous, ou même vous marginalisent, souriez. Sei anni fa, quando abbiamo iniziato, ognuno faceva un po' tutto. Io sì, mi occupavo di marketing, ma anche di controllare le produzioni, di aiutare la parte finanziaria. Gioele, che è la parte di design, stessa cosa, si occupava di marketing, ma anche di illustrare vere e proprie le collezioni. Mano a mano negli anni ognuno di noi si è specializzato e diventato molto forte nel suo, e quindi io ad oggi ricopro la parte di marketing, ho sotto un mio piccolo team di 2-3 persone, c'è la parte di Federico che è la parte commerciale, quindi di distribuzione del brand, e ha sotto 2-3 persone, la parte di design del prodotto, anche lì c'è un team di 3-4 persone, poi c'è la parte finanziaria di Alessandro che ha sotto di sé comunque 3-4 persone che lo aiutano nella costruzione dei piani e nel seguire la produzione. Sicuramente quando si è all'inizio è giusto essere in pochi e sbattersi il 200%, più si cresce più secondo me la parte manageriale deve sbattersi, ma un pochino di più a livello strategico e meno operativo, e quindi capire esattamente dove migliorare, lasciando poi la parte più operativa a chi ha imparato, a chi hai insegnato e chi hai assunto all'interno dell'azienda. Siamo circa una ventina, avendo anche appunto lo store di Milano, un magazzino in cui spediamo in tutto il mondo, raggiungiamo circa i 20 dipendenti, questo è sicuramente uno dei più grandi orgogli che possa esistere nella mia vita, perché comunque mettere su una tua azienda, quindi già questo è qualcosa di unico, ma per di più, nel senso, dar del lavoro alle persone e la sera andare a dormire sapendo che comunque qualcuno può pagarsi il mutuo grazie a te è qualcosa di assolutamente incredibile. Le qualità per lavorare in Dolino Noir secondo me non devono essere infinite. La numero uno deve essere la voglia di fare, l'intraprendenza, perché quando hai una persona che lavora con te e non gli devi sempre dire che cosa deve fare, non gli devi stare troppo dietro, ma anzi è lui che ti porta del valore aggiunto, questo è già un grandissimo plus che noi vediamo nei nostri dipendenti. Dopodiché sicuramente ci deve essere la volontà di crescere e di credere che Dolly Noir possa diventare qualcosa di grande, perché quando vieni a lavorare in Dolly Noir non stai lavorando in Nike, non stai lavorando in Red Bull, stai lavorando in qualcosa che magari chissà un giorno potrà essere, quindi questo deve essere il tuo spirito di cercare di dare il 200% per far sì che
questo si avveri. Come abbiamo fatto a far sì che il nostro brand fosse sempre più conosciuto? È stato sicuramente concentrandoci tanto in quello che sono comunque i nostri gusti, ma allo stesso tempo anche le mode del momento, nel senso che comunque siamo appassionati di musica rap, ma allo stesso tempo questo genere musicale è super in hype, quindi quando io devo andare a scegliere il mio testimonial migliore vado a sceglierlo in questa segmentazione di testimonial. L'altra parte molto importante è quella di essere attentissimi a tutto ciò che è il mondo social e il mondo digital, quindi dal momento zero concentrare l'immagine dell'azienda su un biglietto da visita che è il nostro canale Facebook, il nostro canale Instagram e YouTube, perché poi alla fine è quello dove il nostro target di età passa la maggior parte del tempo, e quindi bisogna far sì che questi canali abbiano un ottimo aspetto e siano pieni di contenuti sempre più fighi. La verità è che sono uno sfigato. Ti dico di fare due tiri e non ho aspirato. Mi vuoi uccidere, metto l'abito che ho stirato. Ricordi quello della tua donna, gliel'ho sfilato. Vorresti non fossi nato, però sono ostinato. Devo vedere mille posti, vado, non vedo costi, pago. L'ho spiegato, io sono il migliore, l'avevo pronosticato. Ora che non va più di moda fare le rime, avere cose da dire, ti giuro che io sarò meglio. Tu fai musica per fare l'aperitivo da divo con una che ti tocca l'uccello. Solo che deve prima trovarlo, bello. Sa che solamente io so darlo a tempo. Ne è come fai, depresso un martello. Vuoi hack, vieni in maschera, ecco il mantello. Allora, i testimoni di Dolly Noir in questa stagione, perché poi ogni stagione cambiano in base appunto al tema creativo della collezione, sono Night, rapper emergente, ma che posso anche secondo me affermare che non sia più tanto emergente perché sta facendo delle cose incredibili. E abbiamo fatto poi una bellissima operazione con Erraton, produttore, rapper, ma anche manager poi a tutti gli effetti di Macete, che abbiamo effettivamente portato in Africa, in Uganda, per andare a esaltare la collezione Madiba, che è la collezione di questa primavera estate che si ispira appunto all'Africa. Questi sono i due testimonial, mentre per la parte femminile abbiamo continuato il percorso con Beba, che è un'altra artista che ci sta sorprendendo, e poi abbiamo fatto una bellissima operazione con Soy Didi, che è un'artista latina che secondo noi spacca tantissimo. La parte distributiva di Dolly Noir si concentra soprattutto in Italia, e a livello online vendiamo un po' in tutto il mondo. La parte invece fisica, che si sta sviluppando in maniera interessante al di fuori dell'Italia, è il Giappone, con cui abbiamo stretto un legame distributivo molto interessante che sta portando delle immense soddisfazioni, perché pensare di vendere il prodotto dall'altra parte del mondo è qualcosa di assolutamente incredibile. Sono stato in Giappone 10 giorni fa a trovarli ed è qualcosa di paradossale pensare di aver portato la nostra creatura così lontana, e questa è l'ennesima prova di qualcosa che non ti aspetti ma che possa succedere. Allora, il fatto di essere un'azienda italiana secondo me è un plus incredibile, perché gli italiani sono veramente amati ovunque. Io ho girato nell'ultimo periodo dall'Africa al Giappone a mezza Europa, e comunque quando c'è un italiano in qualche modo gli porta quel qualcosa che è ben voluto, e quindi quando noi andiamo a esaltare il fatto della nostra italianità in quanto brand italiano, sicuramente per noi è un valore aggiunto e che può portare anche del successo a livello proprio di vendite effettivamente in tutto il mondo. I prossimi passi a livello aziendale secondo me sono quelli di strutturarsi il più possibile e di crescere il più possibile la percezione del brand dal punto di vista esterno, perché in questi anni stiamo sicuramente cercando di far sì che il nostro brand non sia considerato più qualcosa di piccolo o insignificante, ma che possa effettivamente, nel senso, competere a livello italiano ma a livello europeo con i più grandi brand del settore. Questo è uno step che prevede N.000 passi che dobbiamo ancora fare, dal migliorare nettamente alcune parti dei nostri prodotti, da migliorare la comunicazione, la struttura e la logistica aziendale, però penso che in 5 anni e mezzo di azienda abbiamo fatto cose abbastanza incredibili e non mi precludo il fatto di magari riuscire a raggiungere quelli che sono i miei sogni.
Per chi vuol seguire i nostri passi o comunque inseguire la propria passione, io gli dico a tutti gli effetti, nel senso di provarci e farlo, nonostante attorno a voi questa idea sembra a tutti impossibile, nonostante pensiate che non potete farcela. Obiettivamente penso che noi siamo l'esempio, come tantissimi artisti sono l'esempio, che con tanta determinazione, tanta voglia di fare, i risultati poi effettivamente possono arrivare. Si ha immense delusioni ma anche immense soddisfazioni, questa però è la vita di chi sceglie di seguire un percorso da imprenditore e non un percorso indirizzato a livello lavorativo. E comunque qualsiasi domanda ci trovate anche via direct, via Instagram, una cosa con cui comunque siamo tanto attenti di cercare di rispondere a tutti o cercare in qualche modo di dare una dritta a tutti, perché a noi le hanno date poche di dritte, quindi cercare di dare qualcosa agli altri è sicuramente qualcosa a cui ci teniamo, e quindi grazie.